attività per grandi e piccini, con alcune novità come il villaggio di Babbo Natale nello splendido scenario di Rocca Costanza, il maxi scivolo composto da 4 piste sintetiche che troverà posto tra Piazzale Lazzarini e Via Curiel, da nome Ice Slide, e poi ancora le riconferme come il We Pesaro Express, il trenino natalizio, la Christmas on Ice, ovvero la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza del Popolo, ma anche l'arte del Natale, ovvero la collaborazione tra Comune e Liceo Mengaroni e la Palla del Dono, curata da Avis Comunale. Tutto questo darà vita dal 27 novembre al 9 gennaio a Pesaro nel Cuore, ovvero l'insieme di iniziative natalizie promosse dal Comune di Pesaro. Si tratterà, ha detto il sindaco Matteo Ricci, del Natale più bello di sempre, ma anche il più sicuro e solidale. Davvero un programma ricchissimo, il più bello di sempre e al tempo stesso uno dei Natali più belli d'Italia, perché continuiamo ad essere una delle città più attrattive durante il periodo natalizio, anche grazie ai mercatini di Natale che a partire da Candela e Candelara si risvolgeranno, ma anche un Natale super sicuro, per cui non solo ci sarà il Green Pass obbligatorio per entrare a tutti gli eventi e tutte le attrazioni, ma abbiamo deciso nel pomeriggio di introdurre la mascherina obbligatoria in tutto il centro storico, nelle vie interessate dai mercatini, un po' come avviene per il mercato del martedì. Inoltre probabilmente andremo incontro a un Green Pass rafforzato, questo non dipenderà da noi, dipenderà dal governo, però è ovvio che l'invito è a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati di farlo, perché è l'unica protezione che abbiamo. Magari il Natale porterà buon consiglio e al tempo stesso dobbiamo accelerare la terza dose, perché come abbiamo visto anche quello sarà fondamentale per contrastare al meglio questa quarta ondata, che per fortuna grazie ai vaccini non è come l'anno scorso così pericolosa e così forte, però dobbiamo tamponarla e per tamponarla dobbiamo essere molto rigorosi con la mascherina, molto rigorosi con il Green Pass, sperando che coloro che non si sono vaccinati lo facciano presto. Anche quest'anno torna Pesaro nel Cuore, il Natale dappertutto, che cosa dobbiamo aspettarci? Pesaro nel Cuore, il Natale dappertutto, un Natale in sicurezza nella città di Pesaro dal 27 di novembre al 9 di gennaio. Abbiamo cercato di portare a casa, come si dice sportivamente, delle attrazioni che sono molto interessanti. Una su tutte è quella del villaggio di Babbo Natale, che è stato allestito in questi giorni a Rocca Costanza, e in questo villaggio in pratica le persone potranno accedere e rituffarsi in una grandissima città di Babbo Natale, con proprio l'ufficio postale, la casa di Babbo Natale, la slitta di Babbo Natale, e quindi ecco, godere di questa bellissima atmosfera tra piccoli musical e piccole iniziative che verranno fatte proprio all'interno del giardino di Rocca Costanza. Mentre su Via Curiel abbiamo voluto in qualche modo anche qui portare un'attrazione, che è l'Ice Slide, che è lo scivolo per bambini e famiglie. Poi un'altra cosa importante, abbiamo chiuso una collaborazione con DNA, Coccole Sonore, per circa 15 giorni porteranno un programma molto interessante dedicato ai più piccoli e con i gazebo che sono sparsi tra Piazzale Lazzarini e Piazzale Colneluccio, dove ogni weekend si accenderanno delle bellissime iniziative. Confermata la pista di pattinaggio, come ogni anno al centro della piazza, confermati i mercatini tipici, e anche questi li faremo in maniera diffusa, perché oltre alla piazza toccheremo sia via San Francesco, via Pedrotti, Piazzale Colneluccio e piazza Mosca. Tante cose, e cerchiamo in qualche modo ecco di tornare alla normalità, e speriamo ecco poi che le persone che vengano a Pesaro siano ecco contente di ritrovarsi in questa grandissima atmosfera natalizia. Causa Covid non ci sarà quest'anno però una vera e propria inaugurazione. L'accensione sì, l'abbiamo ecco voluto evitare, era il momento clou che inaugurava il Natale, ma non diciamo ce la siamo proprio sentita, perché visto il momento avere circa 5.000 persone in piazza diventava un po' ecco molto complicato i termini di sicurezza e controllo.